soggettivi e requisiti oggettivi. Requisiti soggettivi, età del lavoratore. Quindi, quando mi trovo sopra i 55 anni o fino a 24 anni di età, posso stipulare i contratti a chiamata liberamente, senza altre preoccupazioni. Quando sono nella fascia intermedia, 24-55, possono essere sottoscritti contratti intermittenti esclusivamente per le fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva e quindi anche aziendale oppure da un decreto ministeriale che dovrà uscire. Finché non uscirà il decreto ministeriale, rimane in vigore la disciplina attuale, che rinvia a un recentissimo decreto del 1923 che individuava le attività intermittenti, no? Questo aveva già previsto nel 2003, il legislatore aveva sempre dato questo spirito sussidiario: parti sociali, andate voi, disciplinate, poi io interverrò solo se voi state zitti. Silenzio assordante, non ha parlato nessuno, sono due o tre i contratti collettivi negli oltre 400 contratti collettivi nazionali che abbiamo, che hanno disciplinato l'istituto, e quindi intervenne un decreto ministeriale del datore di lavoro che recuperò questi contenuto del 2003, quindi del 23. Quindi a oggi i contratti a chiamata li possiamo fare seguendo le regole che conoscevamo prima, e se abbiamo bisogno di nuove regole ce le facciamo in casa con l'organizzazione sindacale. Tempo determinato. Tempo determinato, viene ribadita la percentuale del 20%. Viene modificato, viene mantenuto. Sapete, sul contratto a termine c'era stato un anticipo di Job Act. Era il decreto legge 34 del 2014, il cosiddetto decreto Poletti, con cui il governo Renzi intervenne velocemente su un paio di tipologie contrattuali che più dovevano intercettare i nuovi flussi del mercato del lavoro in attesa del decreto 81. E diciamo che vengono ovviamente mantenute oggi le sarebbe paradossale che avesse smentito se stesso a poco più di un anno di distanza. Però qualche piccola variazione chirurgica viene fatta, quindi il contratto, un unico contratto non può superare i 36 mesi, la sommatoria di contratti non possono superare i 36 mesi. Nel decreto 34 si parlava di contratti che si dovessero sommare, i contratti che avevano le stesse mansioni o mansioni equivalenti. Oggi il legislatore cambia e dice: no, voglio renderti la vita più semplice, io ti dico che hanno mansioni di, si sommano i contratti che hanno mansioni di pari livello contrattuale e della stessa categoria legale. Che significa? Che se io facevo la cassiera o la contabile e poi invece lavoravo al marketing, facevo raccolta fondi, quindi facevo rendicontazione e raccolta fondi, sono due mansioni differenti, ma probabilmente dello stesso contenuto professionale, tant'è che magari trovavo nel mio contratto collettivo di riferimento sullo stesso livello, quindi questa fascia, il livello, questo taglio orizzontale entro il quale ci sono mansioni che quel contratto ritiene dello stesso peso, che quindi hanno la stessa retribuzione. Mentre prima avevo due contatori specifici per contare i 36 mesi, uno per l'addetto alla raccolta fondi, l'altro per l'addetto alla contabilità, alla rendicontazione, perché erano mansioni differenti, non equivalenti, perché i contenuti profondamente differenti, e quindi potevo fare 36 mesi in un modo e 36 mesi in un altro. Oggi questo non è più possibile, perché essendo nell'ipotesi di ragionamento sullo stesso livello contrattuale, queste due attività si sommano e quindi potrò raggiungere i 36 mesi come sommatoria. Quindi attenzione, perché se vi eravate fatti dei calcoli, oggi questi calcoli vanno rivisti. Rimane la cosa strampalata delle 5 proroghe nell'ambito dei 36 mesi, è scritto un po' male, ci potrebbero essere interpretazioni diverse, ma non vi complico la vita. La cosa importante sul limite: il limite viene mantenuto, il limite che conoscevate, quindi si fa la fotografia a Capodanno,
col brindisi, fermi tutti, contiamoci, perché quanto ci contiamo a Capodanno ci contiamo tutto l'anno. E quindi perché? Perché sull'organico a tempo indeterminato la fotografia che riscatto col panettone e con lo spumante al primo dell'anno, su quella fotografia io dovrò fare i conteggi. Pertanto, se avrò 20 dipendenti a tempo indeterminato, il 20% potrà essere assunto, potrà, che significa non bruciati quelli poi non assiamo più, che contemporaneamente, anche finisce uno comincia l'altro, non siano in piedi oltre 20, oltre in quel caso il 4 dipendenti, oltre 4 dipendenti a tempo determinato. Ma attenzione, questo limite ha delle possibilità di essere superate. Uno, lo dice proprio la legge, in alcuni casi, per esempio i lavoratori over 50 non si computano nel numero. Quindi se vi volete assumere a tempo determinato non vi devasto il vostro numero. Poi l'avvio delle attività di impresa. Sono, diciamo, quei limiti che conoscevamo, che già conoscevamo fin dalla 368, quindi la legge sul contratto a tempo determinato, sono quei limiti particolari che il legislatore da individuo, cioè in questi casi i lavoratori stagionali, per esempio, no? Non si hanno i limiti per i lavoratori stagionali, non si ha nemmeno il computo dei 36 mesi. Non si hanno comunque i limiti di contingentamento, perché se io ho un'attività stagionale, un albergo, aprirò l'estate e saranno tutti a tempo determinato. Ma la grossa novità, chiarimento che introduce su questo il legislatore oggi, è duplice. Da una parte ci dice che questi limiti vengono superati non solo dal contratto nazionale, come si diceva prima, ma anche dal contratto aziendale. Quindi voglio dire, in realtà come vostre, che sono realtà che hanno le più virtuose, voglio dire, hanno un nucleo di rapporti stabili relativamente basso, perché? Perché io non servo a me stesso, no? Io servo, credo, no? Nella vostra filosofia la vostra mission sia servire, quando acquisite un progetto, l'ottimizzazione del progetto è proprio portare il più possibile il beneficio dei fondi che raccogliete a destinazione, e non tanto utilizzarli per coprire uno staff numeroso, organizzato e magari anche pesante, no? Cioè, su questo già ci pensano con abbondante capacità gli organismi internazionali a consolidare i propri staff con... a voi non è consentito, quindi non immagino che nessuna organizzazione, almeno quelle che conosco, nessuna è organizzata in questi termini, quindi si trova in stato invece di attivazione di contratti a termine, si trova in difficoltà, deve intervenire, quindi deve prendere 30 persone per intervenire in una determinata situazione, in Italia o all'estero fa nessuna differenza, e quindi devo intervenire. Come faccio a intervenire? La fotografia scattata me ne portava 4, io la devo prendere 30 e diventa una strozzatura. Ecco, il nodo è quello della relazione con un'organizzazione sindacale in cui si individuino modalità anche, per esempio, ma ha senso, se da una parte dà chiarezza, perché io ho quella fotografia e mi rifaccio sempre a quell'organico, ma che senso ha dire che leggo l'organico a un giorno dell'anno, no? Cioè, è chiaro che è più giusto legarlo a una media. Se io il giorno dopo ne ho 100, ma era l'ultimo giorno di lavoro, del primo gennaio ne ho uno, e mi porto il beneficio di 100 per 365 giorni. O il contrario, ne ho uno, ma il giorno dopo ne assumo 100, e io rimarrò sempre ancorato all'organico. Quindi, le parti collettive, quindi voi con la vostra interlocuzione sindacale, potete modificare anche la modalità di calcolo di questo limite. Con la precedente normativa questo era affidato alla contrattazione nazionale
E quindi si diceva come può intervenire la contrattazione aziendale? Sapete, esiste una contrattazione aziendale particolare che è stata prevista nel 2011, quando più o meno sembrava che il film vissuto dalla Grecia oggi fosse quello che avremmo dovuto vivere domani, ieri, tant'è che i compiti a casa ce li diedero a noi, e uno di questi compiti a casa lo portammo avanti in modo chiaro, perché nella lettera che i due governatori, entrambi uscenti a Banca Centrale Europea, inviano al nostro paese, c'era proprio rafforzare la contrattazione sindacale aziendale, dandogli certezza. Ecco, lì ci fu una manovra, il decreto legge 334, un articolo, articolo 8, che disse i contratti aziendali stipulati con delle determinate modalità possono non solo superare la gerarchia della contrattazione, quindi superare il nazionale, ma anche modificare norme di legge. Di fatto il legislatore oggi ha, per certi versi e per alcune cose, raggiunto lo stesso risultato, dicendo la norma la di tu, salvo che se ti stai zitto la do io. All'epoca invece disse, siccome mi trovo delle norme già presenti nell'ordinamento e le devo superare, io do a questa abilitazione a legiferare, tra otto virgolette, anche alla contrattazione aziendale. E quindi il Ministero del Lavoro si preoccupò di dire, bene, la contrattazione aziendale, quella speciale, che all'epoca poteva modificare questo parametro, può annullare il parametro? Rispose con un interpello dicendo, in realtà lo può ridurre fino a, ma non lo può annullare, perché sennò andrebbe in violazione delle norme comunitarie, delle direttive comunitarie. Una risposta che ha lasciato tanti dubbi, ma che ci troviamo nella prassi amministrativa. Quindi, che cosa potete fare? Potete fare sicuramente sviluppare un accordo, accordo sindacale, in cui immagino anche l'altra parte, la parte sindacale, prima di abilitarvi a una riduzione di questo parametro, magari voglio dire per quale motivo, allora potreste specificare che, così come il legislatore dice che i lavoratori cinquantenni o per lo start-up di imprese non si applicano i limiti, e voi potreste dire magari per missioni, interventi particolari, ognuno qualifica i suoi, lì non applico il limite. Certo, sul mio organico tradizionale per i servizi della mia sede, magari forse 20% no, ma 30%, ma dire non ho limite su quello, ecco, quello sarebbe una forzatura, e dubito che troveremo anche un'organizzazione sindacale disposta a definire un accordo di questo tipo. Se supero questo limite, che succede? È stato chiarito in modo puntuale che non c'è nessuna trasformazione a tempo determinato del rapporto di lavoro. Quindi il rapporto di lavoro resta a termine, perché questo era un sottostante nell'ombra, no? Perché la vecchia legislazione diceva che se supero i limiti vado a trasformare, sono trasformati, sono a tempo indeterminato. Il decreto Poletti voleva dire che non c'era trasformazione, ma non c'era riuscito tanto bene, aveva lasciato qualche dubbio. Oggi il legislatore è chiaro chiaro, dice, fermo restando che il contratto non si trasforma, cosa succede? C'è una sanzione. Una sanzione amministrativa che applica quindi un'ispezione in materia di lavoro, ma nel rapporto individuale col lavoratore accade zero, nulla. Okay? Prego, faccio una domanda, ma non c'è nessun potere di filtro da parte delle agenzie che devono approvare i contratti a tempo determinato? Accorgendosi che no, perché non esiste un soggetto. Se tu ti riferisci alla comunicazione che si fa al centro per l'impiego, quella è una mera comunicazione informativa, non ha un carattere autorizzatorio. Tra l'altro, a proposito di autorizzazione, nella delega che è in corso d'opera sul semplificazioni, quindi quella che è proposto schema del governo, è stato proposto alle commissioni parlamentari per un parere su semplificazioni, cioè l'abrogazione dell'obbligo di autorizzazione per lavoro all'estero, che è una cosa che so che è un adempimento inutile, pesante, che rompe tanto le scatole, che voi appunto molti di voi ne sono proposti. Quindi
non c'è nessun filtro, perché quella non ha un parere, non è che se faccio la comunicazione al centro per l'impiego e mi arriva la ricevuta sono autorizzato, assolutamente no, quindi se ho fatto una castroneria però ho comunicato una castroneria, ma punto. Quindi non c'è nessun pericolo rispetto al lavoratore, ci sono pericoli di sanzioni e la sanzione è calcolata sulla retribuzione fornita al lavoratore, erogata al lavoratore che ha superato questi, o ai lavoratori che hanno superato questi, quindi anche una sanzione abbastanza pesante. Sulla somministrazione del lavoro, quindi somministrazione del lavoro e lavoro interinale, per intenderci, direi che cambiano alcuni tecnicismi sostanzialmente riferiti allo staff leasing. Lo staff leasing è la somministrazione a tempo indeterminato. Non so se tra di voi qualcuno l'ha mai utilizzata, probabilmente chi ha ricorso al contratto di somministrazione è più ricorso al contratto determinato, cioè per un particolare periodo. Ricordatevi che a parità di livello e di categoria legale, livello abbiamo detto a categoria legale operai impiegati quadri, si sommano al fine del raggiungimento dei 36 mesi i periodi a tempo determinato e i periodi in somministrazione, quindi attenzione perché chi volesse saltare dall'uno e l'altro. Il contratto di apprendistato, che è un contratto di cui più se ne parla e meno se ne stipula, perché sono nel borsino dei contratti ormai da anni e costantemente, anche se è più agevolato sulla carta, è il meno utilizzato. Meno utilizzato perché probabilmente tutti voi siete talmente non ci avete più di sentire cose, piano formativo individuale, opere di formazione esterne, eccetera, che ora ha perso il contatto, ok, questo faccio finta che non c'è. In realtà oggi, come ne esce, il contratto ha sempre la tripartizione, no? Il contratto di primo livello, quindi per raggiungimento del diploma, per la qualifica, il diploma professionale, il professionalizzante, che oggi non si chiama solo professionalizzante, non più di mestiere, come nel 2011 piacque all'allora ministro dei Sacconi nominarlo, ma insomma, stupidaggini, e il terzo livello, quello di alta formazione, no? Diciamo che il più utilizzato, l'apprendistato, è poco utilizzato. Nel poco utilizzato, il più utilizzato è il professionalizzante. Professionalizzante che più o meno mantiene tutte le caratteristiche che aveva, che abbiamo imparato a conoscere e che da ultimo il decreto 134 aveva evidenziato. Quindi magari su questo faremo più avanti un focus specifico, perché magari organizzare un contratto di apprendistato oggi è più semplice per certi versi di quanto possiate credere, e dal 2016, se non sarà prorogata l'agevolazione contributiva triennale, l'esonero contributivo, sarà l'unica, tranne eccezioni difficili da cogliere, ma l'unica forma contrattuale agevolata in campo. Quindi vedrete che dal 2016 si tornerà a parlare di apprendistato. Oggi non parliamo di apprendistato perché di fatto chi assume a tempo indeterminato assume con la legge 190, ma vedrete che se la legge 190, come pare, anche se ci sono sempre più spinte per spostarla in avanti, ma come pare, perché pesa tanto a livello di fiscalità collettiva, perché a costi importanti, come pare si concluderà al 31-12 la vigenza di questa agevolazione, e dal 1 di gennaio si potranno assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, e quindi sarà il contratto agevolato e si tornerà a utilizzarlo, anche perché questa è una parziale novità. Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato che serve all'inserimento dei giovani al lavoro, così proprio recita l'incipit del capo interessato di riferimento all'apprendistato del decreto. Però possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante anche i lavoratori iscritti alle liste di mobilità
e questo è già un'esperienza che avevamo conosciuto tempo fa, anche perché, anche se in quel caso l'agevolazione per il lavoratore in mobilità era più forte di quella del apprendistato, quindi se il lavoratore stava in mobilità spesso veniva assunto con le regole della mobilità. Oggi viene aggiunto anche i lavoratori che percepiscono un'indennità di disoccupazione, l'ASPI, la NASPI. Questo aprirà le porte a un nuovo uso dell'apprendistato. Il legislatore si è preoccupato, ok, oggi tutti a tempo indeterminato, ma se io chiudo i rubinetti e dal 1 gennaio che faccio? Gli over 30 che fine fanno? È vero che ci sarà un ritorno all'apprendistato, l'apprendistato prevede 29 anni come limite di età. Ecco la furbata dell'ultimo minuto: dico che posso inserire, assumere un contratto di apprendistato che a quel punto ha una finalità di reinserimento al lavoro, quindi perde la sua finalità propria di inserire al lavoro i giovani, perché chi perde il lavoro spesso non è più giovanissimo, e quindi vedrete che ne parleremo. Ultimo pezzetto prima del contratto che più ci interessa è il lavoro accessorio. Il lavoro accessorio diventa sempre più interessante, specialmente per voi, perché voi, non essendo datori di lavoro, imprenditori o professionisti, non ricadete nei limiti previsti per le due categorie appena citate, cioè il limite di il lavoro accessorio sono i voucher, per intendere, gli assegni. Il limite di utilizzo dei voucher per ciascun lavoratore, per ciascun anno, è di 7.000 euro. Che però, se si parla di imprese, si riduce per il singolo imprenditore. Cioè io che sono un imprenditore non posso avere un rapporto di lavoro accessorio con lo stesso lavoratore per oltre 2.000 euro. Il che significa che il lavoratore potrà in tutto l'anno avere 7.000 euro di voucher, ma con ciascuna singola impresa non più di 2.000. Voi imprese non siete, in questo caso, vedete, quando si parla di contratto aziendale non vi dovete spaventare perché è solo un perimetro di applicabilità della valenza di quel contratto, ma quando si parla di imprenditori, si parla di imprenditori in senso tecnico, no? Quelli previsti dal codice civile, voi non siete imprenditori. Quindi voi non avete applicato questo limite, questa franchigia di 2.000 euro. Quindi significa che con un collaboratore potrete sviluppare un rapporto di lavoro accessorio, quindi voucher, senza nemmeno obbligo di busta paga, di modello CUT a fine anno, di 770, potete stipulare per un complessivi 7.000 euro nell'anno. Sono netti questi soldi, sono netti e sono utilissimi per il lavoratore. Perché per il lavoratore è l'unica forma di reddito